tema di cui vi parlo è un tema abbastanza attuale. Le leggi non sempre sono giuste e lo stiamo vedendo in questi giorni. Lo stiamo vedendo in questi giorni in cui tramite una legge in Parlamento si cerca di tappare la bocca alla libera stampa, a quel poco di libertà di stampa che era rimasto nel nostro paese. Voi sapete che noi siamo oltre il 70° posto per libertà di stampa, quindi è evidente che se un intervento legislativo andava fatto, era un intervento che doveva andare nella direzione di garantire una libertà di stampa maggiore nel nostro paese, per portarla al livello dei paesi europei, avanzati, liberi, democratici. E invece che cosa mettono insieme questa strana maggioranza di tutti quelli che hanno pendenze in tribunale, perché questa è la maggioranza che ha approvato alla Camera la legge? Una legge bavaglio, pensate, sbandierata per tutelare la privacy, come se nel nostro paese il primo problema fosse la privacy. Non sembra quasi di sentire quello Gianni Stecchino nel film, no? Qual è il problema della Sicilia? Il traffico, il primo problema della Sicilia. Ebbene, secondo questi che ci governano, il primo problema del nostro paese è la privacy. Peccato che dati alla mano, in 20 anni le violazioni della privacy effettuate con intercettazioni, quindi che non dovevano essere pubblicate, sono solamente 20, in 20 anni 20, quelle accertate dal garante della privacy, quindi nemmeno una l'anno. Quindi stiamo parlando di una legge che viene giustificata per la tutela della privacy, quindi si pensa che ci siano centinaia di violazioni della privacy ogni mese, da rendere urgente una legge simile, e invece no. Non ci sono violazioni di privacy. Allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che ancora nel nostro paese c'è gente che ha il coraggio di pubblicare quello che fanno i politici. Quello che fanno i politici quando fanno affari con i mafiosi, quando fanno affari con i delinquenti, anche se non ha rilevanza penale. Certo, un Rolex regalato al figlio di un ministro, no? Ebbene, quello che abbiamo saputo di Lupi, grazie a queste intercettazioni, con questa legge non lo sapremo più domani. Sarà impossibile pubblicarlo, anzi sarà reato pubblicarlo. Quindi quello che noi diciamo da sempre, che i cittadini devono controllare quello che fanno i loro dipendenti, no? Quelli come me, no? Quelli mandati da loro in Parlamento, non sarà più possibile, perché se non è possibile per un giornalista pubblicare stralci di queste notizie, che è vero, non sono reato, ma sono importanti per capire il livello della moralità pubblica, che non è, guardate, una brutta parola, è quello che manca nel nostro paese, perché quella che hanno approvato è una legge immorale, una legge per la quale non si possono pubblicare queste intercettazioni e diventa reato pubblicarle, e addirittura vogliono mettere un freno alle intercettazioni private. Ma come? Mi arriva l'estortore e io, disperato, mi metto un registratore e cerco di registrarlo, non lo posso fare. Cioè, da un lato abbiamo un governo che a parole dice dovete combattere, dovete denunciare il pizzo, la criminalità, eccetera, poi se qualcuno si organizza per registrare da sé questi colloqui diventa illegittimo. Allora poi hanno fatto marcia indietro, ma se sono utilizzati per fini difensivi forse si possono fare, eccetera. E invece quando i cittadini vanno in un ufficio pubblico e registrano quello che succede, che cosa fa? Non lo possono fare per denunciare il malaffare? È questo che vogliono agire senza essere disturbati, e questo lo vogliono fare a norma di legge, cioè vogliono essere banditi a norma di legge. Questa è la cosa paradossale di uno Stato grave come il nostro, perché questo è uno Stato grave, quello in cui versa la nostra democrazia. E tutto nasce dalla sentenza, ve la ricordate,
del dicembre-gennaio 2014 della Corte Costituzionale, che ha detto una cosa che noi dicevamo da sempre, che quella norma, il Porcellum, è illegittima, e non ha detto purtroppo la Corte una cosa fondamentale. Aspettiamo un attimo. Magari forse qualcuno sperava in una retata, purtroppo è soltanto qualcuno che sta male, vabbè, aspetteremo altri giorni di questi, ma non mancherà molto. E allora che cosa è successo fra dicembre del 2013 e gennaio del 2014? Che la Corte Costituzionale ha detto una cosa importantissima, che la legge con cui è stato eletto questo Parlamento è una legge incostituzionale, perché c'è, fra le altre cose, un premio abnorme, quindi la maggioranza che c'è alla Camera del PD è costituzionalmente illegittima perché c'è un premio sproporzionato ai voti presi. Quindi questi, facendosi forte di una maggioranza in Parlamento che non corrisponde alla maggioranza nel Paese, stanno facendo cose da pazzi, perché quella volta la Corte Costituzionale non ha detto una cosa semplicissima, che questo Parlamento non doveva andare avanti, doveva fare una sola cosa, chiudere e dare la parola ai cittadini, doveva fare una legge elettorale e basta, e non toccare nient'altro. Invece ha lasciato una barca piena di disperati, perché tali sono, assediati dalla magistratura che ogni settimana, una settimana dopo l'altra, ne arresta o ne incrimina qualcuno, e che stanno facendo di tutto per tenere a galla questa barca dei disperati. Come? Com'è che pensano di tappare le falle? Chiudendo la bocca alla stampa, legando le mani a polizia e magistratura. Questa è la modernizzazione verso cui ci stiamo dirigendo. E la cosa ancora più grave è che questa maggioranza legittima sta mettendo mano alla casa comune. Qual è la casa comune di tutti i cittadini? È la Costituzione, è quella casa che ci dice di quali diritti abbiamo, quali diritti noi abbiamo quando nasciamo cittadini italiani: il diritto alla casa, al lavoro, alla salute, all'istruzione. Tutti questi diritti, guardate, anche se non sono direttamente e manifestamente in discussione in questo momento, lo sono invece, perché cambiando gli equilibri delle forze parlamentari in maniera, come lo vuole fare Renzi, modificando la Costituzione con un'altra legge abnorme, questi potranno toccare questi diritti e cancellarli, esattamente come avete visto fare con le leggi che abbiamo visto, quelle sulla scuola, quelle sul lavoro, no? Che sono tutte leggi che hanno cancellato diritti. Bene, in questo modo, modificando la Costituzione, stanno svuotando di potere le assemblee parlamentari, e cioè il Senato e la Camera, per concentrarli nell'esecutivo, in particolare in un uomo solo, il Presidente del Consiglio. Quindi Renzi si sta ritagliando una legge per cui nominerà praticamente 2/3 del Parlamento, che gli deve dare la fiducia, quindi nominati che gli danno la fiducia, nominerà 2/3, pensate, della Corte Costituzionale, nominerà la maggior parte dei membri del CSM, quindi avrà sotto controllo la Corte Costituzionale, che dovrà valutare la legittimità delle leggi fatte da un Parlamento sotto il suo controllo, voi immaginate. Avrà sotto controllo i magistrati, che dovrebbero indagare sulle malefatte sue e dei suoi accoliti. Noi andiamo incontro in questo modo a un declino della nostra democrazia, una cosa di una gravità assoluta. Tutto questo nell'indifferenza della stampa che appoggia questo regime e che pensa di superare la democrazia parlamentare, perché di questo si tratta in questo momento. Quando Renzi ha detto è 70 anni che aspettiamo queste riforme, a parte il fatto che da asino non sapeva che la Costituzione, dico, ha 67 anni, non 70, però il lapsus suo è un lapsus, guardate, molto vero e molto profondo, perché è vero che ci sono persone
come lui e come quelli che lo sostengono, che sono da 70 anni che aspettano di liquidare questa Costituzione. Aspettano da 70 anni di liquidare questa Costituzione perché non hanno mai accettato la caduta del regime fascista. Sono questi quelli che aspettano da 70 anni. Sono quelli che hanno considerato la Costituzione del 47, l'hanno considerata un accidente transitorio nella nostra storia, di cui liberarsi rapidamente. Ci hanno provato nel corso dei decenni, tentativi di golpe, la notte della Repubblica, lo sappiamo, la strategia dell'attenzione, hanno provato di tutto. Adesso finalmente, come dice Renzi, dopo 70 anni tirano un respiro di sollievo, si libereranno dei cittadini elettori, perché questo è quello che vogliono fare. Si vogliono liberare di voi cittadini che li controllate, che li scegliete, che li votate e che li potete mandare a casa col voto. Noi tutto questo lo dobbiamo dire sempre a voce alta, ogni volta che ci incontriamo, ogni volta che incontriamo qualcuno. Dobbiamo far presente che la nostra casa brucia perché c'è un incendiario a Palazzo Chigi, uno che dobbiamo mandare rapidamente a casa. Grazie. Grazie Mario. E dalle leggi oneste parliamo di informazione onesta. E avete visto, in mezzo tra di noi ci sono attivisti, ci sono simpatizzanti, ci sono curiosi, e soprattutto si nasconde tra di noi un personaggio un po' indiscreto, assolutamente indiscreto. Lo conosciamo tutti, ve lo presento, Massimo Scuderi, ci parlerà della correttezza e dell'onestà dell'informazione.